Nella risurrezione Gesù indica a tutti la via della vita e della felicità, cioè l'umiltà. Con queste parole Papa Francesco ha indicato il significato della Pasqua, in particolare nell'anno santo in corso, ha invitato a celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Nel messaggio per la Quaresima il Pontefice ha scritto che in Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema lontananza, proprio là dove egli si è perduto ed allontanato da lui. Lo spiega padre Raniero Cantalamessa, da oltre 30 anni predicatore della Casa Pontificia, che ha tenuto le prediche di Quaresima al Papa e alla Curia Romana nella Cappella Redentoris Mater del Palazzo Apostolico. La Pasqua è il vertice della misericordia di Dio. Tutto inizia con la creazione del mondo, lì l'amore di Dio diventa misericordia, dono, grazia. Con il peccato dell'uomo la misericordia di Dio diventa perdono. Ma sulla croce a Pasqua Gesù fa una cosa nuova. Dio non si contenta più di perdonare i peccati dell'uomo, li prende su di sé. E sulla croce Gesù ha smaltito tutto il peccato del mondo. San Paolo dice che è diventato lui il peccato. Quindi la Pasqua è senz'altro il trionfo della misericordia di Dio, perché la croce termina con la risurrezione. E la risurrezione è il vero trionfo della misericordia di Dio, il trionfo dell'amore. Autore del libro Il volto della misericordia, padre Cantalamessa, nel corso delle prediche di Quaresima, si è soffermato sui grandi documenti del Concilio Vaticano II. Della Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo, il frate Cappuccino ha messo in risalto il tema relativo a matrimonio e famiglia. Anche su questo punto si è detto profondamente convinto che la grande misericordia di Dio salverà l'umanità. E vediamo dove porta la via larga del colpo su colpo, dell'occhio per occhio, dente per dente. Vediamo dove porta in situazioni concrete, così incancrenite che quasi non speriamo più la soluzione dei conflitti in certe parti del mondo. Ma soprattutto, a mio parere, la misericordia salverà la cosa più preziosa e più, in questo momento, più in crisi del mondo, che è la famiglia. La famiglia nasce dall'amore, ma si conserva nella misericordia. Nella Pasqua del Giubileo l'auspicio del Papa è che la misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci all'amore verso il prossimo con opere di misericordia corporale e spirituale. L'anno della misericordia non esisterebbe senza Papa Francesco, perché lui è l'incarnazione di questa misericordia. Non ha solo scritto lettere, esortato ad avere misericordia. Ogni suo gesto, il suo modo di rapportarsi alla gente, ai poveri, ai malati, quest'occhio che ha, tipicamente come quello di Gesù, verso le necessità, i bisogni, i dolori, secondo me questo è il libro vivo sulla misericordia di Dio che tutti possono leggere e che leggono anche i lontani dalla Chiesa.